molti di noi associamo la santità sempre alle persone perfette, cioè quelli che non sbagliano mai, dimenticando che molti santi si sono dovuti convertire. Ma mi pongo una domanda e la pongo a voi. Chi di noi scommetterebbe, per esempio, su una persona che si droga? Chi di noi scommetterebbe su di una persona alcolista? Su una persona che si è macchiato di un reato grave, come per esempio un omicidio? Chi di noi scommetterebbe e direbbe: quello può diventare santo? Lo fareste? Lo farei? Bene, Gesù ha scommesso. Gesù ha scommesso proprio su queste persone. Gesù ha scommesso proprio sui peccatori, le persone deboli, le persone fragili, e poi peccatori siamo tutti, che possono e devono diventare santi. Quando, per esempio, si entra in una casa circondariale, in un carcere, almeno a me questo è capitato, si ha l'impressione che tu sei il salvatore, che vai lì, che vai a portare una buona parola, vai a annunciare il Vangelo, sì, tutte cose buone, ma poi ti ricordi che Gesù nel Vangelo dice: ero carcerato e mi sei venuto a visitare. Cioè, ti ricordi che quelli sono Cristo, che quel detenuto è Cristo. Sì, proprio quello che semmai si è macchiato di un omicidio, quello che è per violenza sessuale, quello che è per pedofilia, proprio quelli, ed è su quelli che bisogna sempre scommettere, perché Gesù ha scommesso e scommette per ciascuno di noi ogni giorno. Pensate che scommette per me ogni giorno e non so come fa. Il suo amore, la sua misericordia. E allora vedete, qual è la strada giusta allora per diventare santi? Ce lo ricorda una frase di un grande santo, San Giovanni della Croce. Dice, a proposito della via della santità, della via della imperfezione, perché vedete, per i deboli, per i fragili, per i peccatori, quindi per ognuno di noi vi è la via della santità che parte dalla via della imperfezione, parte di là, parte dal nostro errore, dal nostro sbaglio, parte dalle nostre fragilità per farci santi. San Giovanni della Croce, dicevo, ha scritto: per questa via salire e scendere, e scendere e salire. Vedete, è proprio il Vangelo alla rovescia di come noi pensiamo. Salire e scendere la via dell'imperfezione, e scendere e salire. Solo se scendiamo in noi stessi, solo se ci lasciamo purificare, solo se ci facciamo deboli, fragili, noi possiamo certamente poi salire e diventare santi. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.